Buongiorno, sono Vincenzo Barbieri di Planetic Italia e oggi è con noi la professoressa Annalisa Mastroserio. Buongiorno Annalisa. Buongiorno a voi. Allora, oggi vi vogliamo introdurre a un progetto che Planetech e INFN hanno candidato al bando di parti della Regione Puglia che è stato finanziato. Questo è un progetto finalizzato all'utilizzo di tecnologie innovative, in particolare l'intelligenza artificiale, per supportare, per migliorare i processi di irrigazione in agricoltura. Quindi il titolo è Analisi innovative per il monitoraggio dello stress idrico e gestione della risorsa idrica in agricoltura. Annalisa, ci puoi dare qualche informazione in più sui contenuti tecnici del progetto? Certamente. Allora, diciamo il punto cruciale è che l'attuale pianificazione delle risorse dedicate all'agricoltura si basa su modelli analitici che, in causa cambiamento climatico, sono praticamente obsoleti. È quindi fondamentale utilizzare questi modelli di nuovi calcolo di intelligenza artificiale che sono in grado di adattarsi intelligentemente alle variazioni meteorologiche e le richieste anche del territorio. Quindi l'idea è di utilizzare quindi algoritmi di machine learning e deep learning su dati satellitari e anche su variabili micro e macro climatiche per classificare lo stress idrico e possibilmente anche prevederne la sua presenza in base a quanto chiaramente è successo sul territorio in passato. Quindi l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, o INFN, metterà a disposizione la sua decennale esperienza di gestione di grandi quantità di dati, analisi degli stessi con strumenti di intelligenza artificiale. Il candidato imparerà i meccanismi base degli algoritmi di machine learning e deep learning e acquisirà esperienza con le risorse di calcolo INFN, dedicata alla gestione quindi di grandi quantità di dati. Successivamente, l'attività di ricerca necessiterà la comprensione dei sistemi di satelliti di interesse, il contenuto delle immagini fornite e come la gestione e le analisi delle stesse viene fatta quindi da voi in azienda. Quindi essenzialmente il candidato sperimenterà come affiancare algoritmi di intelligenza artificiale a eventualmente le piattaforme a disposizione al fine di classificare quindi lo stress idrico con dati satellitari e prevederne la sua presenza. Infine, si rivisiteranno i modelli precedentemente testati e validati, integrandoli anche con dati provenienti da sensoristica a terra e si stimeranno dunque i vantaggi o eventualmente i limiti di questa ulteriore fonte di informazione. Ottimo, sicuramente questo tema è di grande interesse per Planetech. Noi abbiamo già in corso diverse iniziative in termini di ricerca e anche servizi operativi di supporto all'agricoltura. Il tema dell'acqua è un tema veramente molto importante, quindi le opportunità che ci arrivano dall'intelligenza artificiale e comunque dall'utilizzo di dati satellitari per supportare l'ottimizzazione dell'irrigazione è un'opportunità incredibile e dovremo necessariamente utilizzare queste tecniche per far fronte anche ai problemi che derivano dai cambiamenti climatici. Come Planetech siamo molto interessati a mettere in piedi servizi operativi di supporto agli agricoltori, con l'obiettivo anche di produrre dei servizi che possono essere anche realmente sostenibili. Perché tecnicamente non ci sono dubbi, cioè le cose si riescono a fare abbastanza bene, ma bisogna trovare anche il modo per farle costare molto poco affinché poi gli agricoltori possano effettivamente realmente utilizzarle. Allora, Annalisa, ci vuoi dare qualche informazione in più sul bando e come partecipare? Sì, certamente, Steve dovrà chiaramente fornire un CV, un minimo insomma, di cose, di informazioni sul candidato. Ci sarà un colloquio, diciamo, volto più che altro a verificare, insomma, non tanto l'esperienza, perché questo assegno, diciamo, è pensato per persone insomma, che si vogliono avvicinare per la prima volta a questo genere di esperienza, quindi sinceramente si testeranno un po' le proprie skill per portare a termine diciamo, il tipo di progetto. E il bando diciamo, non richiede, non ci sono particolari diciamo, richieste. Skill anche di competenza diciamo tecnologica, quindi fisici, ingegneri, chi ha anche una capacità nel gestire o comunque un curriculum scolastico nel gestire banche dati di una certa complessità, ma chiaramente è finalizzato a far introdurre
in questo settore giovani neolaureati, quindi diciamo il tema delle, delle competenze specifiche non deve preoccuparvi, quindi vi suggeriamo comunque, se siete interessati al tema, quindi come utilizzare l'intelligenza artificiale e i satelliti per un dominio applicativo reale come quello dell'agricoltura, vi suggeriamo di candidarvi e quindi poi dopo ci sarà la possibilità di poterci confrontare meglio in fase di valutazione. Io dico che sicuramente abbiamo dato le informazioni utili che potevano servire. Il bando chiaramente è disponibile sia sul sito di NFN ma anche su quello di Planetech, quindi diciamo la cosa più semplice probabilmente è venire sul sito di Planetech, troverete già in home page il link a tutta la documentazione e l'iter, come diceva la professoressa, è molto semplice, online, nel giro di pochi minuti si riesce a gestire. A questo punto io direi che abbiamo completato, vi ringrazio dell'attenzione, ringrazio la professoressa Mastrosedeo per la sua disponibilità e vi saluto. Arrivederci.